incredibile. Come tutti i set che ci sono stati. Abbiamo avuto dei bellissimi set, devo dire. Veramente belli. Anche Andrei Kuro prima, incredibile. E gli upset che ci sono stati. E gli upset, sì. Un grande torneo, devo dire, in generale. Cioè, veramente bello bello. Ok, si inizia veramente. Palla, okay. 14%. Esattamente non connette, forse perché mi brawler. Okay, può essere che mi brawler abbia qualche... Sì. Qua non c'è... La domanda è... È il mio brawler che è piccolo o è il Ganondorf che non funziona? Tutte e due. Probabilmente tutte e due, sì. Abbiamo un flame choke. La situazione è piuttosto even, ma basta uno schiaffo da parte di entrambi e la stock parte. Mm-hmm. Allora. Adesso tenterà molto ai metri. No. Torna in state piuttosto free. Sì. Adesso situazione di... sì. Una bella, bella, bella lettura del salto qua da parte di Atlante. Non credevo uccidesse, sinceramente. È Ganondorf, quindi... Lo so, ma credevo che se proprio appena dovesse uccidere con il Res. Sì. Però, comunque, siamo in situazione di vantaggio per Atlante, che la sta estendendo anche. Adesso vediamo un po' di disadvantage. Come gioca Atlante è incredibile, ma Osamu è Osamu, non so cosa dire di più. Gli dai un'apertura delle tie game. Assolutamente sì, infatti questo flip kick trova già la kill. Ma c'è ancora un po' da lavorare sul recuperare lo svantaggio di percent, ma nulla che non si possa fare per Osamu. Ma deve stare comunque attento a non rischiarla troppo per riprendere vantaggio. Qua... E comunque Ganondorf, per quanto ha i suoi problemi, se... Ganondorf ha tanti problemi, ma... Il kill power non, esatto, è, uno non è uno di quelli, esatto. Questo farà o down air o back air. Poi il... Interessante B. Oh! Io amo questi down B. Questo non puoi, non sei mai al sicuro, non sei mai sicuro, è incredibile. Non sei mai sicuro contro Atlante. Bello. Non sei mai sicuro e basta. No. No, ragazzi, questo è... Io sono come al parco giochi in questo momento vedendo sta cosa. Anch'io. È così bello. Comunque. Riesce a recuperare. Lo snipe non avviene da parte di Osamu. Vediamo se Osamu riuscirà a trovare la stock, perché per recuperarlo dovrà eliminare questo Ganondorf, che adesso ha una bella full rage. E un Fair che uccidi da centro stage. Infatti, eccolo qua il Fair che uccidi da centro stage. L'hai chiamato. L'hai cursato. Io ho il potere di chiamare qualsiasi cosa che succede con Ganondorf. Incredibile comunque. Io risuono con quel PG. Comunque, Ganon non gli serve la spada perché c'ha il naso. Ah, ok. Capisco. Comunque, game 1 di Atlante con un bel bistock convincente, devo dire. Sì, è anche abbastanza rapido come sì. Ogni singolo. Beh, questi match sono destinati ad essere rapidi perché abbiamo due personaggi molto esplosivi. Mm-hmm. Letteralmente. Però... Esplode uno e esplode l'altro. Vedremo, perché Osamu forse l'ho visto un pochino in difficoltà nel trovare... Però Osamu era anche in difficoltà in altri set all'inizio per poi adattarsi in una maniera incredibile. Esattamente. Quindi vedremo adesso cosa succederà. Andiamo su Smashville. Mm. Lo sto sentendo dalla parte... Ah, bene. Noi ignoriamo ciò che si dice nell'area... Nell'area caccadura. No, non è solo lui, probabilmente, quindi... Però è lui principale. Comunque Smashville, questo game 2. Si morirà a 20. Ma è bello, è bello, è più bello quando i game sono veloci. Sì, è più bello, è più hype. È un po'... Adesso Osamu parte con un po'... Oh... Immagina cerca una lettura di down air, non la trova. Immagina avere un personaggio veloce e effettivamente aggredire. Vero Sonic? Non è vero. Shout out a tutti i Sonic player. Avete una pazienza che io non avrò mai. È incredibile la pazienza che hanno i Sonic player. Comunque adesso vediamo. Beh, un rotating fair. A entrambi a tipo 30 secondi. Sì, da... sì. Allora... È morto! Non so se c'era una DI sbagliata qua, però... Allora, secondo me... Vabbè, la riprende così, scende, back air. Che affetto. Secondo me è Smash di la risposta, là. Può essere, sì. Perché quella B killa terribilmente presto. Sì. Dall'alto. Anche se c'hai DI giusta, non ha senso, alcune volte. Si schivano sì. Con i calci entrambi. Ma è un momento di Dragon Ball Z quello. Sì, così vero.
comunque situazione piuttosto even, sì, da parte di entrambi. Qua penso che non più even. Atlanta cercasse una Tomahawk. No, no, ancora non penso. Era le... però una questione di un paio di percentuali in più. E... sì, buono, buono qua il Osamu nel non farlo rientrare e trovare la kill, devo dire. Oh mio Dio, non sapevo che potesse fare quella cosa per la B. Che prende da sotto. Sì, sì. Perché le manine prendono se... è morto? No, 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 no. Capisco perché Osamu ha scelto Smashville, onestamente. E possibilità che muoia pure in questo momento. Ma è no, possibile, ma è anche possibile che decida, cioè, di non morire e uccidere. Non Osamu. Morire e uccidere, esatto, a zero. Se sei stato ucciso a zero, mi dispiace. Colpa. La palla di cannone è molto, molto fastidiosa per Ganon. Il dash attack che lo prendo più al limite. Bel fair. Di Madonna, lo spacing. In realtà non era molto spaziato, però l'ha fatto proprio giusto che ha... Palla. È vivo. Forse sopravvive. È sopravvissuto. È sopravvissuto. Vabbè. Però, oh mio Dio, Ganon full rage. Ganon full rage qua. Gli però adesso... Ok, oh penso Dio. Che questa sia stock, sì. È stato snipato. Palla. Devo dire, Osamu in questo match non solo... convincente tantissimo. Assolutamente sì, ma la cosa principale, ha giocato molto molto bene per tenerlo off stage. Esatto. E questi neutral lì hanno fatto un lavorone in questo senso. Ha fatto un edgeguard incredibile sulla sì. seconda stock. Purtroppo ha droppato l'edgeguard qui, ma comunque ha vinto il game. Però snipe di palla. Sì. E ha giocato nel modo corretto il matchup alla fine, comunque, perché una volta che... Tekken là. Va bene. Hai il radar per Tekken quando compare una stanza. Io giro, vedo qualcosa tipo po'. Andiamo in questo game 3 sull'1-1 su Pokémon Stadium. Pokémon Stadium. Come game 1. Sì. Vediamo se cambierà qualcosa da game 1, se usiamo effettivamente. Oh mio Dio. Ho sentito... No. Non farò finta di non aver sentito niente. Jimmy. Ci sta parlando di Jimmy. Comunque. Bello. Bello questo bersaglio da un bit. Che fa spesso. Sì. Poi mi chiedo se effettivamente è una punch o qualcosa. Qua ha voluto caricarlo troppo. Però... Perché non aveva bisogno. E adesso morto, è una brutta... sì. Morto, è morto. Ha voluto troppo e questa voglia la... Però, scusa, questi ritrova la stock con questi fair, retreating fair che gli hanno preso tante stock, devo dire, sia in questo set che in generale. Perché è una mossa molto forte. Qua era quasi stock. Scusa, ho chiuso gli occhi un secondo e Osamu è stato... preso 130 un colpo e verrà deletato, credo, da qualsiasi... sì. E non mi aspettavo un down air, sinceramente. No, ma devo dire molto, molto bravo Kuro qua a capire l'opzione che avrebbe potuto usare Osamu, sì. Molto buona e anche un tempo di reazione che non ha senso per un tronco di legno con macigni che Ganon. Sì, assolutamente. Ma al di là di... al di là di Ganon... Kuro ha un awareness in generale come giocatore, che tra l'altro penso che anche Osamu abbia una grande awareness come giocatore. Però in questo momento, in questo game, forse Kuro sta avendo quell'edge in più. Sì, anche se adesso in realtà siamo la stock, quindi l'esperienza. Quindi adesso potremmo scegliere di tutto, in realtà. Extremely close in questo momento. Tutte e due boss smash era interessante. Crollare da un momento all'altro. Ha provato da Tomo Grab. Adesso situazione. Oh mio Dio. Non è ancora stock. Però. Situazione. Io sono morto da quella roba lì. Non è vero? La situazione è brutta per Atlante. Ma quanto brutta? Perché. Abbastanza. Sì, adesso che offstage sì. Oh mio. Però riesce a teccare per fortuna Osamu. Oh no. Oh mio Dio. Il call out sul salto con l'up smash, un classico di Atlante. Un classico. Ha perso tutto.
ha coperto così tanto che l'ha mandato a la partita, la partita contro, contro di lui non è mai finita fino a che non è finita. È incredibile. 2-1 possibile, sì. Ultimo game o un altro. Guarda, game 5. Comunque vada, posso dire, entrambi i giocatori hanno avuto una run incredibile in questo torneo. Osamu soprattutto. Sì. Osamu sicuramente è quello che ha battuto di più le aspettative. Però anche, diciamo, Atlante, che viene da un periodo in cui non ha giocato tanto, anzi non ha proprio giocato, penso. Sì. E vederlo tornare e fare un buon result, anche lui, è molto bello. Io... soprattutto vederlo tornare a fare un buon result col suo Ganondorf, che comunque è il suo personaggio. Che ha avuto lui usa tanti personaggi, ma... Doc, ha un Doc che è molto solido anche. Anche sì, sì, sì. Soprattutto per un periodo che aveva però, entrato in crisi. E però diciamo che Ganondorf itta diverso. Itta molto forte e molto diverso. Esatto. 1v1, Kuro. E siamo in questo potenziale ultimo game di questo set. Ti batte malissimo. Game 4, torniamo su Smashville che aveva portato molta fortuna a Osamu in game 2. Moriranno entrambi a 20. Esatto. Non è vero. Però è molto probabile che... Oh mio Dio! Interessante la lettura di Down Smash, non l'ha trovata però. Si sono picchiati solo nel corner, praticamente si sono fatti una quantità di percentuale insensata. Oh mio Dio! Questi up smash perseguiteranno Osamu. Continua a funzionare, è incredibile. Oh mio, stavo già vedendo il futuro in questo momento. Stavo io fossi in Osamu sarei molto paranoico a saltare in questo momento. Dopo questo. Oh, mi è morto. Non è morto, ma... ottima DI. È ma morto, è morto dal downer. In questo momento... E niente... Kuro ha soltanto una cosa, rabbia in corpo. rabbia non lo so, ma sicuramente Osamu dovrà trovare un miracolo in questo momento per questo game. Sono più chill al momento. Bello lo snipe. Credo che adesso muoia. Morto. Sì. Ma comunque sono due stock di vantaggio. Sì, però se Osamu ritrova altre situazioni di questo tipo, può riprenderla. Non è detta l'ultima parola. Ma comunque Osamu, di cui stiamo parlando. Esatto, e siamo sì. Comunque su Smashville. E l'avversario è Ganon, che è su off stage, basta che gli prendono un nero. Esatto, sì. Ok. Situazione molto buona per... cosa ha fatto? Voleva fare un fail, un rare bear da quella parte? Probabilmente, oh mio Dio, se quel nero da parte di Kuro sarebbe andato a vuoto, sì. Fosse andato a vuoto. Vediamo la situazione, juggling, non trova la B e questa potrebbe essere... Eh sì. E ha preso il rischio, ci ha provato. Osamu fuori al terzo posto. Non ha ripagato, ma comunque un dignitosissimo terzo posto. Meritatissimo e dignitosissimo. Che sidera. Non me lo ricordo, mi ricordo, penso undicesimo, decimo.